Skriniar, che piacere averla con noi ai nostri microfoni, con Marco Russo, benvenuto. Grazie. Milan, se ci puoi raccontare innanzitutto lo stato d'animo del gruppo, il rientro in spogliatoio, perché questi sono tre punti enormi per il vostro campionato, per il vostro obiettivo. Ecco, se mi puoi raccontare appunto il rientro negli spogliatoi, cosa vi siete detti, l'umore? Sì, rumore, applausi, gioia, è quello che dovrebbe essere dopo una partita così. Dopo due pareggi che abbiamo fatto prima era importante tornare a vincere e è importante prendere questi tre punti. Ti voglio chiedere anche dell'importanza del gruppo, no? Perché Darmian è un giocatore che è arrivato qui per trovare il suo spazio, per farsi trovare pronto, lo ha fatto e si sta togliendo delle soddisfazioni incredibili, anche perché vi sta aiutando enormemente a avvicinare il vostro traguardo. Ecco, questo gruppo, parlami di questo gruppo e delle soddisfazioni che vi state togliendo. Sì, siamo un gruppo unito, come diciamo sempre, siamo un gruppo forte che attacca, difende bene, che siamo tutti insieme, anche quelli ragazzi che giocano un po' meno, quelli che giocano un po' di più, non interessa, siamo uniti e così dall'inizio stagione fino alla fine stagione, quindi questo è importante. Diletta. E Milan Skriniar compone la triade di un gruppo difensivo meraviglioso, perché anche insomma, l'intensità difensiva sta facendo davvero la differenza in questa Inter, e deve sapere Milan Skriniar che Federico Balzaretti, per definire la difesa dell'Inter, ha utilizzato, abbiamo citato Sergio Leone, il buono, il brutto e il cattivo, tu sei il brutto, ma non perché fisicamente ho specificato, Milan, non mi permettere mai, non, anche perché se mi meni poi dopo sono problemi miei. Allora, il brutto perché è difficile, è brutto per gli avversari incontrarti, per la tua fisicità, per la tua forza fisica. La mia domanda è, hai questo timing negli interventi con la gamba che è praticamente perfetto e questa distanza quasi perfetta, lo so, mi piace, il perfezionismo è perfetto, è giusto, però riesci a marcare i più piccolini, i brevilini, quelli che sono di struttura un po' più simile alla tua, hai questa caratteristica, quella bravura, ripeto, secondo me, nel duello, e tu ne fai tanti di duelli, di riuscire poi sempre a prendere il pallone, a prenderlo anche in maniera abbastanza pulita, con questa apertura nel tempo di intervento sull'avversario, una grande caratteristica che hai. Grazie mille. Sì, a volte mi riesce meglio, a volte no. Io sicuramente, come anche tanti altri giocatori, guardo i miei avversari, loro cose che li fanno bene, loro cose che li fanno meno bene, quindi io mi preparo anche personalmente, prima di ogni partita guardo i miei avversari che li incontro e questo sicuramente mi aiuta anche a fare questi interventi. Pierluigi, una domanda? Milan, sei arrivato, le ho contate, a 32 volte consecutive da titolare, cioè è cambiato tanto, no, rispetto all'anno fa. Ci racconti questa stagione che per te era iniziata con qualche problema fisico e ti sei preso veramente la difesa dell'Inter, ma credo che anche il rapporto con l'allenatore sia cresciuto tanto. Mi fai il film della tua stagione, perché insomma, se l'Inter è stracapolista è merito anche della difesa, è merito anche di... Sì, ma io non avevo mai problema con Mister, avevo sempre un buon rapporto con lui, certo avevo bisogno un po' di tempo per abituarmi a giocare questa difesa a tre, quindi sono contento che ho ripreso posto titolare e sono contento che posso aiutare la difesa, posso aiutare la squadra a crescere e dobbiamo, come ho detto, ancora non è finito, dobbiamo continuare così fino a che non teniamo la mano quello che tutti vogliamo. Che non si dice, non so se hai notato che Milan... No, non si dice, quella parola lì non si dice. No, non si dice. Non so se Marco Russo aveva un'altra curiosità prima di salutare Skriniar. Esatto, perché avete parlato di perfezione, però il nodo della cravatta non è... Vabbè, non è perfetto. Io non mi permettevo di dirlo, però. Sarebbe perfetto. Grazie mille a Skriniar, in bocca al lupo. Ho fatto tutto in fretta, quindi. Grazie, è stato un piacere, davvero. Grazie mille. Complimenti. Oggi, chiaramente, Mister, non è stata l'Inter più brillante del campionato, però immagino conti il giusto in questo momento per lei, contava solo una cosa ed è quella che è arrivata. Ma guardate, il problema arrivare a questo punto con col pallone che inizia a pesare, perché come ribadisco sempre da un po', tanti calciatori la prima volta si trovano in questa situazione di classifica. È inevitabile che la pressione la stiano sentendo. Detto questo, abbiamo fatto due ottime partite contro Napoli e Spezia, hanno detto che ci eravamo fermati e invece non era così.
detto questo, penso anche oggi con il Verona, la partita l'abbiamo fatta, abbiamo creato diverse situazioni per fare gol. È inevitabile che situazioni come quella che è successa a Spezia, tu per tu col portiere, quella anche oggi pronti via di Lautaro con Silvestri, dimostrano un po' questo, che il pallone inizia a essere un po' più pesante del solito, e che riuscire a vincere quest'anno significa mettere nella testa di tutti questi calciatori un'esperienza che ti porta ad essere comunque un vincente, aver vinto uno scudetto. Io penso questo che sia molto importante, e i ragazzi un po' lo stiano sentendo, però al tempo stesso altri stanno perdendo punti, non ci dimentichiamo, ovviamente noi abbiamo una marcia, un rollino costante, a volte fatichiamo di più, a volte fatichiamo di meno, però diciamo che stiamo mantenendo il piede sull'acceleratore. Vorrei farle rivedere un'immagine, che è quella dell'esultanza, perché il pallone pesa molto, e quindi c'è più spazio per liberare le emozioni. Le chiedo se mi può raccontare cosa c'era in quella corsa, in quegli abbracci. Al di là della retorica, c'è il senso del suo lavoro? Io in quella corsa vedo attaccato il 95% della conquista dello scudetto, quindi io penso che questa sia una corsa importante. Ancora non l'abbiamo conquistato, però oggi vincere contro una squadra che comunque crea delle difficoltà, delle problematiche, è una squadra molto fisica che non aveva nulla da perdere ed è venuta a giocarsi la partita qui a San Siro a viso aperto. E ripeto, vincere queste partite diventano, non sono più 3 punti, prima erano 6, adesso oggi secondo me sono stati 9 punti. Ecco. Diretta. Anche perché questa vittoria, ma tutte le vittorie dell'Inter, sono frutto di 2 anni di duro lavoro, certo, di Antonio, no, assolutamente, Conte. Si vede, ti faccio i complimenti Antonio. Grazie. La mia domanda oggi è sulla difesa. Ti do un dato che è 3 tiri in porta subiti nelle ultime 3 partite, 1 per partita. Io non so in Europa chi possa avere un dato così, è clamoroso, cioè prendere un tiro a partita in porta è un dato che è quasi incredibile. E quindi è vero che parliamo della fase difensiva, sempre coinvolti tutti, però la mia domanda specifica è sui tre. Hai allenato Bonucci, Barzagli e Chiellini, al Chelsea hai avuto Cahill, David Luiz, Azpilicueta. Questa triade dove la collochi, e le caratteristiche specifiche di questi 3 giocatori che, a mio modesto parere, oltre al campionato straordinario che stanno facendo, sono veramente alla base ancora di più del tuo successo? Ma io vedo tante similitudini con l'inizio del percorso con Bonucci, Barzagli e Chiellini, perché quando nel mio primo anno alla Juventus praticamente erano ragazzi che anche loro a livello di curriculum avevano 0, non avevano vinto niente, e quindi si è iniziato un percorso insieme a loro. Vedo tante similitudini con Milan, con Stefa De Vrij e con Bastoni, proprio perché anche loro non hanno mai vinto niente. È inevitabile che se iniziano a vincere, come può accadere quest'anno, inizieranno anche loro un percorso dove la vittoria di uno scudetto ti porta anche più consapevolezza, più autostima, più sicurezza nei tuoi mezzi. Però ripeto, non dimentichiamo che Bonucci, Chiellini e Barzagli, quando hanno iniziato con me, praticamente erano vergini, ecco, a livello di vittorie. Adesso parliamo di Barzagli, Chiellini e Bonucci, dopo che hanno fatto un percorso veramente importante. Poi ripeto, ci devono essere le basi, certo. Stiamo parlando di 3 campioni e mi auguro che per Milan, per Stefan e per Bastoni possa accadere la stessa. Al Chelsea è diversa, perché comunque Cahill aveva già vinto, David Luiz avevano già vinto, avevano delle esperienze, Aspire lo stesso avevano già vinto, avevano delle esperienze più importanti e alle spalle comunque avevano un curriculum che li vedeva già vincenti. Ecco, quindi diciamo che col Chelsea è un po' diversa la cosa. Okay, grazie. Costruire dei campioni è più difficile, ecco, ma anche più gratificante. Francesco Guidolin? Ciao Antonio. Mister. Ciao, complimenti. Grazie. Complimenti. Anch'io non voglio parlare di calcio, ma ti ho osservato molto oggi. E un'ora prima della partita. Ho giocato, eh. Ascolta. Sudato? Un'ora prima della partita ti ho visto fare una passeggiata in mezzo al campo. E io ero lontano, ero già qui in postazione, e dicevo, ma
mi sembra preoccupato, non mi sembra l'allenatore che si sta giocando una partita che è vicino alla vittoria dello scudetto. Mi sembravi troppo preoccupato. Poi ti ho guardato nello scatto che hai fatto quando, scatto così così, dai, mai quello allungo che hai fatto quando avete fatto gol, e ho detto quello adesso è quella è la gioia dell'allenatore che sa che al 95%, anzi togli il 95%, ha vinto lo scudetto. È così? Sì, ma è la passeggiata per vedere un pochino il campo, diciamo che in quest'ultimo anno è diventata un'abitudine insieme alle Leoriane, quindi andiamo a vedere un poco, anche perché ci rendiamo conto, lo facevo da calciatore, adesso ho ripreso anche questa abitudine per vedere un po' com'è il campo, perché tante volte i calciatori non vanno più a vedere il campo e vanno direttamente per il riscaldamento, quindi diciamo che facciamo una passeggiata anche che serve un po' a scaricare le tensioni. È inevitabile che di quel tempo che non passa mai, sì, in pre-gara. Quello io penso che sia veramente, si fermino le lancette, no? Vedi veramente che, speri che inizi quanto prima, anche perché hai voglia di confrontarti, hai voglia comunque di vedere il risultato finale, di gioire come sta accadendo in questi due anni con l'Inter in maniera abbastanza frequente. Però ecco, ci ripaga di tantissimi, tantissimi sacrifici, tante volte ecco, anche tantissime ansie, preoccupazioni, di farti tante domande, di sperare ecco, che poi la partita vada con il piano che hai preparato. Ecco. Quanto ti piace, mister? Mi riferisco alla tua risposta prima sul fatto che al Chelsea c'era quell'abitudine, mentre sia la BBC che questa difesa qui sta cominciando a vincere. Quanta soddisfazione ti dà tutto questo? Essere l'uomo che cambia la storia di un club, che cambia la storia di un gruppo, che dà ai giocatori, gli fa capire che hanno un limite oltre il quale possono andare, l'autostima, anche quelli che entrano, perché adesso tu hai una formazione abbastanza definita, poi entra Darmian e risolve la partita, si abbracciano tutti, pure quelli che non giocano, pure quelli che stanno male, sorridono. Ecco, quanto ti piace questa cosa qui, proprio di fare uno shock, di fare una rivoluzione all'interno di un ambiente e all'interno di un gruppo di giocatori? Sicuramente in questi due anni abbiamo lavorato tanto, non solo da un punto di vista prettamente calcistico, ma anche sulla testa, da un punto di vista mentale, anche perché come ho detto tante volte, era da tantissimo tempo che l'Inter non si trovava ad essere competitiva, no? Ci abbiamo provato l'anno scorso con una finale di Europa League, un secondo posto, quest'anno stiamo lottando e siamo molto vicini alla conquista dello scudetto. Bisogna lavorare non solo da un punto di vista prettamente calcistico, dove noi lavoriamo veramente tanto, ecco, ma anche da un punto di vista mentale, perché i ragazzi lo sanno. A volte sei anche pesante, però io ne ho trovati veramente pochi, ecco, di vincenti che riescono poi ad essere anche leggeri. Cioè, diciamo che il cabaret non ti interessa, vero? No, perché alla fine comunque il percorso che tu indichi è un percorso di difficoltà estrema, dove ci vuole lavoro, sacrificio, voglia, determinazione e rinuncia anche a tantissime cose. Quanti sono disposti a fare questo? E chi propina questo? Di solito ecco, all'inizio viene sempre visto un po' male, però poi alla fine il risultato ti porta a conquistare un gruppo di calciatori che capiscono che il percorso è quello, che la guida è sicura e quindi si affidano totalmente. Penso che sia accaduto questo all'Inter. E Antonio, ho notato prima di salutarla che in questi due giorni ha citato la parola magica, scudetto, l'ha fatto anche adesso insieme a noi, ha detto il 95% dello scudetto, adesso non voglio testare il suo livello di scaramanzia. Io non sono scaramantico, nel senso che io dello scudetto ho sempre parlato e ci parlerò sempre, perché un allenatore del mio livello non può pensare o comunque accontentare. Io quando sono arrivato all'Inter ho detto sto firmando un contratto triennale all'Inter sapendo ecco, di avere anche l'1% di possibilità, però io devo essere conscio di avere anche l'1% di possibilità di vittoria, e poi su quello lavoro.
Il traguardo massimo è sempre il mio obiettivo, poi ci sono momenti in cui devi essere molto realista, devi capire in che momento arrivi in un club, in una società, e da lì puoi lavorare, però vincere se non lo fai è un problema. Grazie mille, grazie, grazie a voi. Antonio Conte, davvero.